Va bene a tutti ragazzi, eccoci qua tornati con un altro episodio. Non è vero, non è un altro episodio, è il primo episodio. Non so, ero abituato a fa FIFA, quindi so di un altro episodio. Questo è il primo episodio su Wiki Warrush. Oh, FIFA fa schifo, dislike. Beh ragazzi, io sono una fremmina. Una fremmina. Una fremmina, si può accettare una cosa del genere. Dicevamo, no? Ok, siamo. Ce la faremo mai. A gran voce mi avevate chiesto di fare un video con questi due qui, visto che comunque ormai lei vive a casa nostra, quindi è 2 mesi che sta da noi e non avevamo mai fatto niente insieme, quindi insomma abbiamo colto l'occasione per fare un video su questa cosa molto carina che ho trovato. Come immagino. Wealthy Walrus. Esatto. Walrus. Wealthy Walrus. Walrus. Sì, comunque. Comunque, in traduzione, il tricheco benestante. In pratica è un gioco intelligente. Sì. È praticamente un gioco di domande. Ci stanno queste domande, tipo per esempio qui c'è la prima, no? Che dice: premeresti un pulsante che faccia sì che $1 milione spariscano dal conto in banca di un attore, per esempio. Tu che cosa faresti? Farei. Diresti di sì. Ma sì, per $1 milione poi mortacci. Ma ho capito Daniele, ma poverino l'attore. Facciamo sì, altro ce l'avrà. Vediamo, i soldi. Vediamo un po', facciamo sì. Vabbè. Facciamo sì. Vedi, il 89,3% delle persone ha detto di sì, che farebbe sparire $1 milione in banca a un attore. Tutti cattivi, ma poverino. In pratica il gioco consiste in questo, diciamo, rispondere a queste domande per un montare di soldi, diciamo, finto. Poi mi mandano i gettoni di cioccolato a casa. Un'altra domanda, per esempio, dice: viaggereste indietro nel tempo di 50 anni e vivreste la vostra vita da 50 anni fa? Sì. Per 100 milioni? Sì. Sì, tu dici di sì. Per 100, ma pure per 2 euro. Sì. Tu dici, ma voglia. Io pure direi di sì, pure perché 100 milioni di oggi, 50 anni fa, era un botto ancora di più. Tipo fai il mamma mia, ricchi sfondati. Non fa niente che non c'è internet, non c'è un culo, però abbiamo 100 milioni, cazzo. Sto cazzo. Io direbbi proprio di sì. Io pure. Quindi sì. Vediamo un po', infatti. Però no, guarda, la gente qua era un po' indecisa, però vabbè, sono sorti, ragazzi, sono sorti. Ma saranno tutti gli scheletti che hanno l'iPhone e quindi dicono: ma sti cazzo, iPhone, come si fa? Che poi a te si è pure rotto oggi. Ma oddio, mi sei rotto 20 minuti fa, io non ci voglio credere. Che poi pure noi tutti abbiamo l'iPhone, quindi cioè, stiamo a screditare la cosa e ci abbiamo pure vabbè, noi. Vabbè, però Paul, pagaci. Punto, no? Oh, questa è bella. Questa è bella, per 21 milioni, uscirà. Cioè, non baceresti più nessuno per 21 milioni. Porco due. E Pippo, come facciamo? Vabbè, me dai, cioè, dai, stiamo a posto. È inteso né baciare tu né essere baciato. Pezzo di merda, vuole la metà dei soldi e siamo a posto. È giusto. Per 10 milioni e mezzo sacrificheresti un bacio della Bushera. Anche i gettoni di cioccolato. No! Attenzione! Ci siamo messi insieme? Segnati oggi. Segnatelo perché oggi ci lasciamo. È finito. Io voglio i miei gettoni. Comunque, io direi di no, sinceramente. Cioè, 21 milioni, no, cazzo, no. Non potresti più baciare nessuno con 21 milioni. Infatti no, cioè, vita sprecata. È triste, cazzo, anche 21 Vabbè, milioni. Potresti pure baciare sul mento invece che sulle labbra. No, ho capito, trovi marito, tu lo baci sul mento perché... c'hai 21 milioni in bacio. Io dici, ho un milione e te baci sul mento. Ok, vedi, il 74% delle persone dice di no. Quindi condivide con noi questa cosa, a parte con Daniele che lui è 21 milioni. Ma ci li puoi dare pure in altri modi. Ma vai via Daniele, guarda, basta. Oh, questa è il caso tuo di oggi, questa qua. Per 2 milioni di dollari smetteresti di usare il telefono? Ma sai, guarda, ho smesso oggi gratis. Montacci anzi, devi pure pagare. Devo pure pagare 80 euro per farmi aggiustare la schermata. Comunque io sì. Tu smetteresti di usare il telefono? Ma che cazzo stai a dire? Se esistesse un'operazione tu lo faresti cucire alla mano. Non è vero. No, la gente pensa che chissà cosa. No, veramente io non ci sto mai al telefono. No. 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 Solo quando devo vedere le fatine su Instagram. Infatti, ragazzi, non la taggate più su Instagram perché sennò perde la vita sociale. Hashtag stop Instagram. Vabbè, io comunque per 2 milioni direi di sì. Sì. Cioè, sti cazzi, te ne compri altri 250 milioni di cellulari. No, no, ma infatti, io scommetto che tipo solo noi abbiamo detto di no. Io proprio curioso di vedere. Infatti, cioè, tutti no. Però, cazzo, c'hai 2 milioni. Però, se ci pensi,
se sta in difficoltà, mo ci sto pensando, non puoi chiamare nessuno. Ho capito, però c'è Dominioni. Vabbè, ma c'è circondi di gente che lavora per te. Mandi piccioni viaggiatori, infatti sì, cioè. Mi stanno arrapinati, tiri il piccione, vai piccione! Te lo tiri fuori dalla bocca, dopo 2 anni che ti hanno ammazzato, torna il piccione, vedi la polizia, siamo occupati. Me ne sono accorto. Oh, per 7 milioni, smetteresti di leggere i libri? Però io ho smesso no, gratis. Camina. Smetti tutto gratis. È vero, smette tutto gratis. C'è proprio uno stronzo, ma mica la sapevo sta cosa. No, comunque io non lo so, sinceramente, mi troverai in difficoltà di fronte a una cosa del genere, perché mi piace leggere. Le descrizioni di Instagram. 7 milioni, cioè. Veramente io leggo libri di fantascienza che sono tanto bellini, guarda, quei giocatori. Libri di fantascienza. Sì. Io personalmente non sono un gran lettore, quindi sinceramente direi de sì. Cioè. Ma la cultura non la fanno i libri da scuola. Non però aspetta, i libri, qui dice i libri, non dice i libri online, i testi online, giusto? Sta mandando a cercare il capello. Il capezzo lo sta mandando a cercare. Che cazzo? Ha sprecato un filtro così. L'ultimo filtro! Vabbè, famo gli acculturati, io dico de no. Io dico de sì proprio. No, qua ci dovrebbe essere un'altra categoria, Zoda, 1% gratis. 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 Ultima domanda perché sinceramente... Ultima ma non per importanza. Perché ragazzi, sinceramente mi sono rotto il cazzo, sono 20 domande che famo, porco due, sti milioni ancora non arrivano. Comunque, questa è l'ultima domanda per questo video perché ci siamo già resi troppo ridicoli, siamo sputtanati tipo troppo. Quindi ragazzi, per 11... milioni smettereste di fare sesso nei per sì. i prossimi 10 anni? Sì. Dai, lei all'istante proprio. Io sono rimasto un po' così. Stavo guardando lui la sua reazione. Cos'è un'attività sessuale? Tutto quanto. Pure le pugnette. Pure le pugnette. Capito, raga, pure le pugnette. Cos'è un'attività sessuale? Spiegacelo. E tu dici di no. No, manco io. Pure io dico di no. La facciamo a rispondere a sta cazzo. Vai, okay. Io dico di no. Te dici di no. E io dico di sì. Te dici di sì. Fuori. Vai via. E poi dopo sei fuori. Ho fatto conti celli con te, eh? Ecco. Tutti quelli che vuoi. Guarda, tutti questi milioni ce ne fate conti. 11 milioni per me. Con quegli 11 milioni non può manco andare a fruttare. Cioè tu 11 milioni ti fai prete poi dopo, capito? Fai 11 milioni ma ti fa prete. Capito? Che poi quelli scopano più di tutti quelli, infatti. Quindi optiamo per il no. No, ok, no. Vediamo ma quanta... sì. Vedi quanta gente guarda che ama. Quanta gente ha detto di sì. Sì, ma sono tutti sei te che ti sei creata 2000 account per fare no, questa roba. No, no. Sono tutti quelle quanti. Quelle sono brave ragazze. Sono suore. Comunque ragazzi, per questo video abbiamo finito. Non ti sento se parli così. Lei si bisbiglia dentro, si crede che il microfono la prende. Vabbè ragazzi. Bushera saluta tutti. Zoda saluta tutti quanti. Basta la vista, bene. Quanti like deve fare questo video di sputtanamento totale? Quanti? 15 quanti? Milioni. Come? 15.000. Bushera dice 15.000. Zoda dice 11 milioni. 11 milioni si dice strada. Comunque ragazzi, per oggi è tutto. Sodim vi saluta. Tra i pali, il buon vecchio Duchess, molto italianizzato come noi, ma è quello che intendiamo. Ad assisterlo in difesa abbiamo l'immancabile diarra. Come non possiamo farci mancare una diarrea quando abbiamo un cesso in porta.